In pratica io poi mi sono trovata sottoterra, ho fatto 350 metri in linea d'aria di volo, ero totalmente sottoterra, avevo fuori un piede e una mano solo. Per non dimenticare, per non cancellare la memoria di quella tragedia che segnò per sempre la storia di Longarone, Erto, Casso, Belluno e l'Italia intera, l'abbiamo fatto tutti gli anni, ancor più ora 60 anni da quel dramma costato la vita a 1917 persone, 400 delle quali mai più ritrovate. Le immagini, i volti, le storie che raccontano l'orrore e la disperazione di quel 9 ottobre 1963, ma anche quello che accadde dopo, con le indagini ed i processi. Cominciamo questa sera alle 21:15 con L'eco del fango, il documentario realizzato da Media Nord-Est, le voci di chi ha vissuto l'inferno e di chi ne perpetua la memoria con il dolore sempre vivo nel cuore e lotta perché quanto accaduto 60 anni fa non si ripeta mai più. E poi domani, nel giorno del 60° anniversario, saremo in diretta dalle 8:45 con gli appuntamenti della giornata ufficiale della commemorazione, alle 9 dalla chiesa parrocchiale di Erto con la messa in suffragio delle vittime del Vajont e la deposizione delle corone nel cimitero. Poi, in diretta con i nostri inviati, vi racconteremo l'attesa per l'arrivo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, alle 11 al cimitero di Fortogna, l'omaggio del Capo dello Stato alle vittime, poi alle 12 sulla diga, la commemorazione civile. E al Vajont Antenna 3 dedicherà anche la prima serata con una puntata speciale di Ring per ripercorrere i momenti salienti del 60° anniversario ed arrivare alle 22:39, l'ora del distacco della frana che piombò sull'invaso della diga, sollevando l'onda gigantesca che, dopo aver spazzato via delle case a Erto e Casso, superò la diga e si riversò con una potenza inimmaginabile nella valle, cancellando per sempre Longarone, le frazioni di Pirago, Vajont, Rivalta, parte di Villanova, Faè e Castellavazzo, lasciando solo fango e morte. Io ricordo che c'era un giornalista americano e mi è rimasto impressa la domanda e la risposta. Dice: ma Longarone dov'è? E la risposta è stata: dove sei tu? Tu sei su Longarone e non c'era assolutamente nulla intorno.